È scoppiato un nuovo dramma tra Patrizio Morellato e Miriam Sava. Arriva lì e Patrizio, bam, mi tira uno schiaffo. Si è parlato di schiaffi e calci. Shock. Perché te ne esci dopo tutto questo tempo? Gli tiro un calcio, però per sbaglio prendo il suo amico nelle palle e lui nelle costole. Se fosse successo, le persone intorno non stavano zitte, avrebbero fatto qualcosa? Vi mimo proprio la scena. Potevo morire. Mi poteva mancare il fiato e potevo morire. Cioè, mi hai tirato uno schiaffo e in più, cosa fai? Fai la vittima! Scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento di TG Talk, il telegiornale più shock del web dedicato al fantastico magico mondo di TikTok. È scoppiato un nuovo dramma tra Patrizio Morellato e Miriam Sava. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte, le notifiche relative che pubblico tutti i giorni o quasi qui sul mio canale, così di rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash ed ovviamente anche sul fantastico magico mondo di TikTok. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, visto che è di questo che parliamo, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ed eccoci qua ragazzi, nuovo TG Talk, nuove notizie super super shock che vi devo raccontare. Infatti a grandissima richiesta torniamo a parlare del dramma tra Patrizio Morellato e Miriam Sava e di questo benedetto schiaffo che è stato dato, oppure no, lì ad Ibiza. Infatti non so se vi ricordate, ma proprio qualche giorno fa avevamo ampiamente parlato di queste accuse shock mosse proprio da Miriam Sava. Ecco, se vi siete persi quei video, non mi ricordo se erano uno o due, insomma, comunque, se ve li siete persi ve li lascio qui nella i di informazioni. Detto questo, torniamo a parlare di questo argomento, anche perché in questi ultimi giorni sono successe tante tante cose e soprattutto sono state dette molte cose. Infatti nel video di oggi andremo a parlare e soprattutto a mettere a confronto le versioni dei fatti di Miriam e Patrizio. Oh mio Dio, sono super emotionated! A grandissima sorpresa, in questi ultimi giorni ad esporsi qua sui social è stato proprio lui, Patrizio Morellato, che è stato ampiamente bersagliato dalle critiche e dai commenti negativi dopo lo scandalo di questo presunto schiaffo dato a Miriam Sava. Ecco, Patrizio in diretta su Instagram, mentre se stava a mangiare una piadina, insomma, con il prosciutto e quant'altro, non mi parlate di prosciutto e cose perché mi viene una fame incredibile, comunque mentre se stava a mangiare sta piadina, che cosa succede? Inizia a parlare di questo scandalo, tra virgolette. Perché? Perché qualcuno gli chiede, ma non dovevi parlare di cosa era successo ad Ibiza? Ecco, diciamo che Patrizio dà la sua versione dei fatti. Sentiamo insieme cosa ha raccontato. Guardate. Non dovevi parlare da... No. Cioè, raga, non parlerò mai di questo argomento perché uno, non mi interessa trattarlo. Due, è così tanto una c***a inventata sul momento, giusto per pararsi il culo, che neanche c'è bisogno di sprecare parole. Per fortuna la gente è intelligente e l'ha capito che è ovviamente una cazzo. E quindi io sto a posto con me stesso. Tra l'altro, per me sei stupido a fare una cosa del genere, dato che hai anche... Perché poi al telefono mi ha detto anche il contesto dove stavamo. E in quel contesto c'erano tipo 4 o 5 persone che io ho chiamato e ho detto, raga, ma veramente, cioè, allora, o ubriaco non ero, quindi le cose me le ricordo, o sono stupido, e mi hanno detto tutti i padri, ma è una storia allucinante. E quindi ho detto, ok, stupido non sono io, forse lo è qualcun altro, senza offendere nessuno, però. E ad un certo punto di questa live, Patrizio si fa anche delle domande, no? Cioè, si chiede, ma se fosse veramente successa questa cosa dello schiaffo, perché Miriam non ne ha parlato subito? Come mai nessuno che era lì presente non ha fatto nulla? Cioè,
ci sono delle cose non chiare, no? Se fosse successo tutto questo, se ne sarebbe ampiamente parlato. Quindi, perché parlarne proprio ora dopo lo scandalo di Brisida e Giorgia? Sentiamo insieme cosa ha detto proprio lui, Patrizio. Guardate. Ma poi alla fine, senza aver detto nulla, per fortuna la gente l'ha capito. Inizialmente c'era qualcuno che dubitava, ma come fai a dubitare di una cosa del genere? A parte che se fosse successo, non stavi zitta. Se fosse successo, le persone intorno non stavano zitte, avrebbero fatto qualcosa, perché non è una cosa normale da vedere. E una denuncia, qualcosa avresti fatto. Perché te ne esci dopo tutto questo tempo? A Ibiza ci siamo andati tipo 6 mesi fa, 5. Te ne esci dopo tutto questo tempo, dopo che sei stata accusata di averlo fatto tu, cioè di essere presente mentre tu, una tua amica lo faceva, e quindi vuoi accusare un'altra persona di aver fatto la stessa cosa, così che quello che hai fatto tu perde valore. Cioè, nel senso, è visto come una cosa che fanno, diciamo, un po' tutti. No, non è manco giusto da normalizzare una cosa del genere, perché non è normale, cioè, non è normale da ragazza a ragazza, figuriamoci da ragazzo a ragazza, cioè, ma poi, per fortuna, c'è una famiglia che mi ha educato a modo. Io mi ritengo, guarda, un anno fa magari ero pure un po' più scemo, ero più maleducato, però le cose così non ci sono mai arrivato in vita mia e mai ci arriverò. Discorso chiuso, io non ci volevo già entrare, non lo voglio fare neanche ora. Ho fatto un breve riassunto di quello che penso, perché poi un minimo devi dire qualcosa. È pure giusto che le persone sappiano, però. E di fronte a questo racconto di Patrizio Morellato fatto in live su Instagram, ecco, diciamo che di tutta risposta anche Miriam ha deciso di esporsi, e lo ha fatto sempre in diretta su Instagram. E inizialmente, in questa prima parte di live che sto per mostrarvi, Miriam ha deciso di raccontare per filo e per segno quelle che sarebbero state le dinamiche di questo presunto schiaffo ricevuto da Patrizio ad Ibiza. Sentiamo insieme quello che è stato il racconto di Miriam. Già vi dico che si parla non soltanto di schiaffi, ma anche di calci nelle pa. Puntini puntini. Guardate. Siamo partiti per Ibiza a maggio, verso il 25 maggio. Siamo stati lì 3 giorni. I primi 2 giorni io ero quella emarginata dal gruppo. Ok, tipo nessuno mi parlava, nessuno voleva parlare con me. Perché? Perché Giorgia aveva raccontato la storia in maniera molto fantasiosa a tutti. Ma robe che non so, cioè, lì proprio l'aveva raccontata veramente tanto grossa, robe di pistole, coltelli, cioè cose che non stavano veramente né in cielo né in terra. L'ultimo giorno usciamo fuori a cena tutti insieme, stavo parlando con una ragazza tranquillamente del fatto che era successo tra me e Giorgia, tra me e Briside e Giorgia. Comunque io non gli ho raccontato nulla per il semplice fatto che una questione non è ancora risolta del tutto e non è stata chiusa, quindi i problemi miei Briside e Giorgia rimangono miei Briside e Giorgia. Se poi lei lo va a raccontare in giro e dice cose, non ha molto molto senso, però vabbè. Fatto sta che tutti hanno creduto alla storia di Giorgia, e quindi questa ragazza mi stava parlando, stava cercando di capire il semplice fatto che cosa era successo, cosa non era successo, e io continuavo a dirle, ma tu non c'entri in questa storia, cioè perché arriva Patrizio a braccetto con un altro ragazzo. Arrivano lì, dove ero io, mentre stavo parlando con questa ragazza, e Giorgia era lì che stava guardando tutta la scena. Arriva lì e Patrizio, bam, mi tira uno schiaffo. Io rimango così, proprio non capivo cosa fare. E questa cosa non ve la racconterà mai, ve lo giuro che questa cosa non ve la racconterà mai, perché non lo so, non so perché, però penso si sputtanerebbe un po'. E fatto sta che gli tiro un calcio, però per sbaglio prendo il suo amico nelle palle e lui nelle costole. Dopo questo calcio, Patrizio, vi mimo proprio la scena. Potevo morire.
Mi poteva mancare il fiato e potevo morire. Io, veramente sconcertata, lo guardo ancora più arrabbiata e gli dico: cosa? Cioè, mi hai tirato uno schiaffo e in più cosa fai? Fai la vittima? Pure! Fatto sta che non gli è andata giù il fatto che io stavo... cioè, comunque, non mi andava bene il fatto che lui stesse facendo la vittima. Allora lui dice: tu esci con persone di... tu 5 mesi fa non l'avresti mai fatta una cosa del genere. Cosa? Ma cosa c'entrano i miei amici, le mie amicizie? Cose che non ti riguardano, non sai neanche con chi esco, cosa faccio? E... fatto sta che, niente, questa ragazza con cui stavo parlando del fatto di Giorgia interviene e lo spinge via. E iniziano a parlare tra di loro, lei, il suo amico e Patrizio. Fatto sta che io scappo via piangendo, chiamo subito Brisida e gli racconto la storia. E un'altra ragazza che ha passato tutti i giorni con me, letteralmente tutti i giorni con me, anche se sapeva che io ero esclusa, lei stava sempre con me. E non gli importava di quello che dicevano gli altri, cosa dicevano gli altri. Lei stava sempre con me. Fatto sta che mi vede correre via piangendo al telefono con Brisida e viene e mi rincorre. Mi tranquillizza un attimo, mi asciuga le lacrime, mi dice: come stai, cosa è successo, cosa non è successo. Comunque mi tranquillizza, mi fa stare tranquilla. E fa: dai, ti va se ritorniamo di là? Quindi cosa succede? Prendo e torno di là. Agli altri, fatto sta che Patrizio e Giorgia, a una certa, vedendomi lì, fanno: noi ce ne andiamo a casa. E se ne sono andati. Questa è la storia. Il fatto che lui mi dica: i miei genitori mi hanno educato bene, non lo metto in dubbio che i tuoi genitori ti abbiano educato bene. Però il fatto che tu mi abbia tirato uno schiaffo è una cosa grave. E il fatto che si prenda sotto gamba una cosa del genere non è normale. Il fatto che... cioè, io dico: Giorgia, scusami, io mi sono scusata con Giorgia per il fatto di non essere intervenuta, ma Giorgia non si è scusata con me. Lei non è intervenuta, lei ha visto tutta la scena, ma lei non è intervenuta. Comunque, volevo anche aggiungere questa cosa: anche se le persone sono d'accordo sul fatto di registrare la chiamata, non sono d'accordo sul fatto di pubblicarle sui social, quindi evito di farlo. E arrivati a questo punto, lo sfogo di Miriam continua e continua, e diciamo che ad un certo punto lei risponde alla domanda che Patrizio si era fatto nella sua di live, e cioè: ma se è successo tutto questo, bla 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 bla, perché non ne hai parlato subito? Perché arrivi a scoppio ritardato dopo mesi a parlare? Ecco, sentiamo quella che è stata la risposta proprio di Miriam. Guardate. Allora, perché l'ho raccontato adesso e non l'ho raccontato prima? Per il semplice fatto che io sta cosa me la volevo tenere per me. Ma il fatto che Giorgia mi accusasse di una cosa, ok? Che poi lei ha fatto la stessa cosa, mi ha dato abbastanza fastidio. Infatti ho detto: wait, calmati un attimo, cioè, cosa stai dicendo? Io però, il problema, che la differenza, che io mi sono scusata, lei no. Ma perché sta cosa non può andare avanti? Cioè, come fai a negare una cosa del genere? Cioè, e poi dire: è una cosa campata per aria, l'ha detto per pararsi il culo. Ma io, cioè, adesso, è una cosa da fuori di testa se io mi fossi inventato una roba del genere. Adesso va bene tutto. Cioè, mi sono inventata anche il fatto che tu hai fatto la vittima. Ah, potevo morire. Ma già, mi hai tirato uno schiaffo in faccia. Ti sei preso un calcio e più: potevo morire. Vabbè, raga, basta. Non parlo più. Perché continuate? Per il semplice fatto che lui non dice la verità. E a me sta cosa mi dà fastidio, perché dico: cavolo, cioè, com'è possibile? E in più mi fai passare per la stupida. Cioè, mi fai, ma perché non l'hai detto prima? Perché non hai reagito? Come? Ti ho tirato un calcio, perché non lo dici? Perché non dici che hai fatto pure la vittima quando ti ho tirato un calcio, che mi hai detto: potevo morire, mi poteva mancare il respiro, io potevo morire. Ma... cioè, come? Mi hai tirato uno schiaffo e in più fai la vittima? Ma, cioè, io ho reagito e ha reagito anche un'altra persona. E lui dice: nessuno di quelli che ha visto ha reagito e non ha fatto niente. E invece sì che l'hanno fatto. E invece sì. Cioè, in primis io e poi l'altra ragazza che era con me e stava parlando con me. Cioè, da dire che comunque, veramente, cioè, io ho preso uno schiaffo da un ragazzo, cioè, comunque è violenza
Non so se riuscite a capirlo, è violenza, raga. Non è che è una cosa da poco. Ma senz'altro anche violenza tra donna e donna non è accettabile, cioè sono la prima a dirlo. E di fronte a queste parole di Miriam voglio finalmente dire meno male che ha fatto chiarezza sul fatto che la violenza non è a senso unico, cioè non è che perché tra due ragazze, vabbè, sono cose tra ragazze e anche se volano pizze chi se ne frega, mentre se lo fa un uomo è più grave. No ragazzi, come ha ben detto e sottolineato fortunatamente Miriam, che sia un uomo, che sia una donna, che siano due donne, che siano due uomini, eccetera, eccetera, la violenza non è mai la risposta giusta, non è mai e poi mai la soluzione. Quindi, ricollegandoci ad un discorso che avevamo fatto in un altro video, non è che perché hai ricevuto uno schiaffo da un uomo è più grave rispetto ad una ragazza che è stata schiaffeggiata da una ragazza, invece. È pur sempre violenza e, insomma, non mi vorrei dilungare più di tanto perché abbiamo già ampiamente discusso di questo argomento, no? Ma ovviamente il racconto di Miriam non finisce qui. Infatti ad un certo punto qualcuno si chiede: sì, ok questo racconto, ok questo schiaffo, ma da che cosa scaturisce tutto questo? Cioè, qual è la motivazione alla base di questo presunto schiaffo? E di fronte a questa domanda Miriam risponde, insomma, senza peli sulla lingua. Sentiamo infatti ciò che ha detto. Guardate. Il motivo dello schiaffo, adesso ve lo racconto, il motivo dello schiaffo è perché Giorgia ha raccontato tutta la storia tra pistole, coltelli e cose e Patrizio è venuto lì e sapeva che stavo parlando con questa ragazza di sta cosa, ha preso e mi ha tirato lo schiaffo. Ecco la motivazione, c'è? No. Raga, ma poi io potrei mai fare un'accusa così grave a una persona? Cioè, lui mi ha detto che mi ha denunciato, mi ha chiamato 20 volte... Ve lo giuro, no, scusa, vabbè, 20 volte. Mi ha chiamato due volte, ok, due di numero, dove mi minacciava di denunciarmi e tutte queste cose. O a me ancora i carabinieri non mi hanno chiamato per dirmi vieni a ritirarti la tua denuncia, sincero. Cioè, e poi io queste cose le dico qua, poi basta, cioè, ci vediamo in tribunale, sei denunciato, bene. Non vedo l'ora di fare la mia controdenuncia. Sei denunciato? Bene, sono contenta, finalmente. Non si farà giustizia. Poi vediamo lì chi ha ragione o chi no. Cioè, dato che sui social vuoi esporti tanto e dire no, non è vero, assolutamente no. Ecco ragazzi, di fronte a tutto quello che abbiamo visto in questo video, penso che finalmente chiunque qua sui social possa farsi un'idea di ciò che è successo e di ciò che non è successo. Sicuramente sono due versioni molto diverse l'una dall'altra e sicuramente ci saranno dei pezzi veri e dei pezzi finti. Non sono io ovviamente il giudice che dirà cosa è vero e cosa è sbagliato, ma sicuramente una cosa che preme dirvi è non è mai la soluzione giusta sicuramente la violenza. Con questo non sto dicendo che Patrizio Morellato ha dato questo schiaffo, anzi, lui l'ha raccontata la sua verità ed è completamente diversa rispetto a quella di Miriam, perché anche lei ha raccontato ampiamente la sua verità. Una cosa è certa: se questo schiaffo c'è stato, sarebbe una cosa gravissima. Se al contrario Miriam si fosse inventata, chissà, questa storia, sarebbe ugualmente grave, cioè il fatto di inventarsi appunto di aver subito una violenza. Quindi non lo so ragazzi, di certo vedremo nelle prossime puntate, forse di TG Talk, cosa succederà, quale sarà la verità e soprattutto se ci sono delle altre testimonianze. Si è parlato ampiamente di una ragazza che era in compagnia di Miriam. Chi è questa ragazza? Ne parlerà? Non lo so, staremo a vedere. E poi anche Patrizio ha detto: c'erano dei testimoni, ci sono dei miei amici che vogliono parlarne, o meglio, che testimonierebbero. Quindi non lo so, sentiremo mai le testimonianze di questi amici, di queste amiche? Boh ragazzi, staremo a vedere. Per il momento però questo argomento si chiude qui e, insomma, fatemelo dire, anche meno male che si chiude qua, perché poi questi drammi che vanno sempre sempre avanti in continuazione alla fine non finiscono mai, no, appunto, e quindi forse è un bene anche che si metta un punto e basta e non un punto e virgola e che si ricominci
tutto da capo. Ci saranno invece queste scuse dette proprio da Lady Giorgia nei confronti di Miriam? Boh ragazzi, anche qui staremo a vedere quello che succederà. E niente, fatemi sapere adesso, arrivati a questo punto, voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ha ragione Patrizio? Ha ragione Miriam? Non lo so, ve lo ripeto, ma insomma sono molto curioso di sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti. Arrivati a questo punto, il video può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai! Saluta! Mark? Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!